L'antico teatro di corte di Elisa Bonaparte Baciocchi, passo dopo passo, continua a ricomporsi. Dopo il ritrovamento delle colonne lignee, emergono dalla storia anche due fondali di scena: la scoperta nei depositi dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, che negli anni 70 dell'Ottocento aveva ricevuto in dono alcuni elementi del teatro costruito dalla sorella di Napoleone per alleviare le sofferenze dei ricoverati. La coppia di pannelli in legno, dipinta fronte retro in modo da rappresentare due ambienti diversi, l'interno di una cucina e la scala di un giardino in esterno, sarà adesso oggetto di importanti opere di restauro. La soprintendenza sta seguendo questa operazione perché è una grande operazione di recupero, ma soprattutto di valorizzazione. Palazzo Ducale nel prossimo futuro cercherà, con un grande progetto che, come dire, si sta già formalizzando, di recuperare gli spazi che appartenevano al Teatro d'Elisa. Grazie anche al supporto di alcuni sponsor, il Teatro della Principessa dovrebbe così ritornare a casa per una nuova vita. L'impegno dell'associazione Napoleone d'Elisa da Parigi alla Toscana è infatti quello di recuperare e valorizzare lo spazio che Elisa Baciocchi volle per il Palazzo del Governo, per un suo rilancio in chiave turistica e culturale. D'altra parte, il teatro per Elisa era non era solo lo spettacolo, ma era vita, cioè nel senso che lei era stata educata da Saint-Cyr, in un collegio esclusivo, e il teatro era proprio quello che serviva per educare le ragazze, sia a parlare un ottimo francese, sia a sapersi muovere sulla scena, perché erano tutte donne destinate poi ad essere, a fare matrimoni importanti o, nel caso negativo, in convento.